Pronto? Sì, sono Vettazzi. Esco di Ivrea. Ah, beh, si può anche vedere. Beh. Concordiamo, ecco, un incontro e mi farà le domande e io, se sono in grado, risponderò. Bene, ben arrivato. Allora, buongiorno. Ciao. Ecco, bene. E grazie per l'invito, per la volentieri, ho piacere di vederti, ho piacere anche di ascoltare quello che mi chiedi, spero di riuscire a risponderti in maniera adeguata. E allora, coraggio, sì, e io sì. Sono qui a disposizione. Sì, abbiamo letto qualcosa riguardo la sua partecipazione al Concilio, allora sappiamo che lei è un testimone oculare di questo grande avvenimento di cui ricorrono i 50 anni, allora abbiamo pensato bene di usare questa sua testimonianza. Bene, nella misura in cui può servire, volentieri. Ok, allora lei ha parlato del Concilio come diciamo, un luogo nel quale sono avvenute due rivoluzioni copernicane. No? Sì. La prima rivoluzione copernicana, diciamo, riguarda il rapporto tra la Chiesa e il mondo, e un'altra riguarda invece i rapporti all'interno della Chiesa stessa. Quindi forse possiamo procedere in questi due sensi, analizzare la Chiesa al suo interno. Ecco, intanto comincerei col dire che rivoluzione copernicana è un termine un po' discusso, ecco, non tutti lo gradiscono. Come Copernico ha spiegato che non è il Sole che gira intorno alla Terra, ma la Terra intorno al Sole, e così allora la rivoluzione copernicana, ciò che sembrava centrale invece diventa in qualche modo subordinato, e ciò che prima sembrava marginale invece diventa centrale. Così è vero che una volta si pensava che il mondo fosse fatto per la Chiesa, mentre invece il Concilio ci fa capire che la Chiesa è per il mondo, per tutta l'umanità va salvata, la Chiesa è il fermento, è il sacramento, cioè il segno sensibile, strumento efficace che deve aiutare tutti. E nell'interno della Chiesa, soprattutto dopo il Concilio Vaticano I che aveva affermato il primato e l'infallibilità del Papa, sembrava che il Papa fosse la Chiesa e tutto il resto, soprattutto i laici, i fedeli, sono direi quelli il contorno, ecco. Mentre il Concilio precisa che la Chiesa è il popolo di Dio, è l'insieme del popolo di Dio, e che nell'interno del popolo di Dio allora il clero è ministero, servizio, è al servizio dell'intero popolo di Dio. Ecco, in questo senso, qui si collegano anche tutti gli altri testi, perché in fondo è popolo di Dio perché continua Gesù Cristo, allora la presenza di Cristo nella liturgia, perché siamo tutti in accoglienza dell'amore di Dio, della parola di Dio, allora ecco anche la Costituzione. Direi che le quattro Costituzioni del Concilio, che sono i documenti fondamentali sui 16, ecco, del Concilio, sono parola di Dio, liturgia, la Chiesa in sé e la Chiesa nel mondo. Ecco, in questo senso allora anche queste chiamate rivoluzioni copernicane sono significative del rinnovamento portato dal Concilio. Riguardo diciamo, il rapporto rinnovato tra la Chiesa e il mondo, il Concilio ha segnato, diciamo, dei passi molto importanti, ad esempio riguardo le tematiche della guerra, delle armi. E quindi di fronte, diciamo, a un mondo che a 50 anni dal Concilio continua a vedere guerra ed armi ancora diffondersi nel mondo, diciamo, qual è stato l'apporto del Concilio in questo senso? Dirò che questa Costituzione non era prevista. Ed è stata sollecitata in qualche modo dalla grande encilica di Papa Giovanni Pacem in Terris, che lui l'aveva fatta perché era stato in qualche modo lui a fare in modo che non scoppiasse la guerra tra America e Russia per via dei missili di Cuba, e allora ha scritto questa grande enciclica, che è un'enciclica che io direi laica non nel senso di anticristiana, ma nel senso di ragionevole, ecco. È vero che si ispira molto al cristianesimo, ma lo dice in modo da potersi rivolgere anche a quelli che non sono cristiani. Difatti è rivolta a tutti gli uomini di buona volontà.
Nel Concilio, ricordo quando arrivai, era proprio la seconda sessione, era da poco uscita questa enciclica, i vescovi sono stati spinti a fare qualche cosa di analogo, raccogliere i vari temi che c'erano, temi umani, la famiglia, l'economia, ogni economia, la cultura, la pace, e di trattarli in modo da poterli presentare a tutti gli uomini di buona volontà. È vero che poi allora, già nella discussione si disse, ma allora dove va a finire Gesù Cristo? Ma le aggiunte che abbiamo fatto dei motivi di fede non sono per andare contro i motivi di ragione, sono per dar più forza ancora. Per esempio, il valore di ogni persona umana, tanto più tu cristiano che sai che Dio si è fatto uomo. Guarda come ha guardato la famiglia, guarda cosa ha detto, come ha vissuto per l'economia che deve essere al servizio dell'uomo. Quindi un'economia al servizio dell'uomo su un piano ragionevole, con la forza della fede. E questo anche per la pace, lì poi c'era stata questa enciclica, la pace come una esigenza, ecco, una esigenza profonda della natura umana. Ecco, devo dire che nel discutere proprio sul tema della pace sono venute fuori, come dire, i condizionamenti che noi abbiamo dalla nostra storia. Perché in passato, se nei primissimi secoli, quando c'erano le persecuzioni, eravamo assolutamente contro tutte le armi, quando con Costantino ci siamo legati allo Stato, e allora lo Stato proteggeva la Chiesa, ma la Chiesa aiutava lo Stato, e allora si sono fatte anche le guerre sante, si sono fatte le crociate. Ecco, allora poi si diceva la guerra giusta, si è arrivati perfino alla guerra preventiva, alla guerra umanitaria. Tanto il condizionamento, ecco, della storia ci rende difficile forse un'attuazione piena del Vangelo. C'era il Concilio che avrebbe voluto, io ricordo come me ne parlava Don Dossetti, che era il grande segretario del Cardinale Lercaro, avrebbe voluto condannare ogni forma di guerra. Il cristiano non può accettare la guerra, cioè l'uccisione di un altro uomo. Io ricordo che l'intervento di un cardinale americano, c'era allora la guerra in Vietnam, che diceva: non pugnalate le spalle ai nostri giovani che in Estremo Oriente stanno difendendo la civiltà cristiana. Si è arrivati, siccome è un concilio pastorale, non dogmatico come i grandi concili che dicono questa è la verità, chi non ci sta scomunicato fuori. Pastorale vuol dire non guarda le condanne, ma piuttosto al cammino. L'unica condanna è quella che è venuta proprio nella Gaudium et Spes sulla guerra totale. Non si è arrivati a condannare la guerra in assoluto, si è condannata la guerra totale, cioè quella che coinvolge anche le popolazioni civili. Allora la si chiamava ABC, atomica, biologica, chimica, e dice che questa è immorale. Il teologo di Pascristi, Chiavacci, diceva: dopo quello che ha detto il Concilio, un cristiano non può andare a fare il soldato se non fa obiezione di coscienza, meno implicita, alla guerra ABC, alla guerra atomica, biologica, chimica. Questa è assolutamente immorale. Ecco, ci sono allora, per esempio, una condanna della corsa al riarmo, che ecco, ma direi c'è stata questa difficoltà che è stata poi trasmessa alla Chiesa successiva, perché allora Paolo VI farà la Populorum Progressio, cioè il nuovo nome della pace e lo sviluppo, Giovanni Paolo II la Sollicitudo Rei Socialis, il nuovo nome della pace e la solidarietà, e poi arrivano allora soltanto al giorno d'oggi a cominciare a parlare della non violenza attiva come l'ideale del cristiano. Benissimo, anche perché cioè, la guerra del Novecento ormai è guerra soltanto totale. Sì, appunto. Quindi diventa un'opzione non tanto più... Tant'è vero, e in questo senso l'ecumenismo, cioè il trovarsi tutti cristiani a Kingston lo scorso anno, la grande assemblea ecumenica, è stata proprio sulla non violenza. Anche quella è stata un po' timida, perché si pensa sempre come poi portarla sul piano concreto, ma è vero che se tutti i cristiani si impegnassero sul serio nel mondo per la non violenza attiva, questo sarebbe davvero una grande forza perché questo grande ideale entrasse veramente nella società di domani. Invece, per quanto riguarda, diciamo, il contesto che oggi vediamo come preponderante, sì, quello dell'economia, non c'è giorno nel quale non si è subissati dalle preoccupazioni relative a spread e mercati.
forse il concilio fu testimone di una diversa antropologia per l'uomo nella sua dimensione, sì, economica, non una, come dire, un'antropologia violenta, quasi bestiale, di un uomo che è lupo per l'altro uomo. Ma lì si tratta, ecco, dell'impostazione del sistema generale, lo dirà anche Benedetto XVI nella Caritas in Veritate. Il concilio insisteva: l'economia deve essere a servizio dell'essere umano, a servizio dell'uomo, ecco. Allora quello deve essere il primato. E purtroppo, ecco, i meccanismi sono tali per cui allora si arriva a dire che per poter essere al servizio dell'uomo, al giorno d'oggi, e pensiamo al nostro ministro Monti, dice: sì, io voglio arrivare, però prima devo come dire, coprire i buchi o le falle che si sono create in passato, che non mi permetterebbero più. Ecco, forse bisognerebbe riuscire a trovare un giusto equilibrio, anche forse rallentando un pochino il tempo, tra rimediare, risistemare con l'economia e mettere veramente al servizio dell'umanità. E anche da dire che in un mondo globale, direi, questo comporta così il dialogo o l'accordo. Ecco, io penso un paese, ecco, che si è organizzato bene, per esempio come la Germania, capisco che domandi che gli altri arrivino a un livello di sufficienza. E per arrivare al livello di sufficienza, siccome purtroppo si sono fatti dei grossi sbagli in passato, bisogna allora rimediare con dei grossi sacrifici oggi. E direi andrebbe, io penso alla Grecia, ecco, forse anche qualche regione italiana, ecco, che continuano a spendere e poi arriva un certo momento e dice: non ce la facciamo più. Ecco, bisogna allora organizzarle in modo da impedire, ecco, che si realizzino delle politiche talmente negative che poi rendono inevitabili i sacrifici, che diventano i sacrifici dell'intera popolazione. Anche se è vero che in questo dialogo finisce che, per esempio, noi salviamo le banche. Uno dice: ma le banche sono indispensabili perché la gente ha portato i suoi tesori. Ma andiamo a vedere, ecco, come i grandi responsabili delle banche, che magari sono stati anche responsabili degli aspetti negativi, ne escono con delle uscite favolose. E che io credo che andrebbe riorganizzato il mondo perché i sacrifici fossero i sacrifici veramente di tutti, a cominciare dai sacrifici di chi sta bene, di chi è, ecco. Ma se non si fanno delle matrimoniali per non colpire così i grossi patrimoni, è chiaro che chi ci rimetterà sarà poi la gente di tutti i giorni, saranno i giovani. Sì, forse è anche necessaria una prospettiva di alternativa più radicale rispetto a quella dittatura dell'eterno presente, che è quasi il sistema capitalista. Ma io credo che anche queste difficoltà non possano non stimolare con un'attenzione. Io penso che anche l'alternativa nell'interno delle varie politiche, non è un caso, per esempio, che in Francia, dopo un governo di destra, abbiano voluto un governo di sinistra, il quale si vede che anche in Europa porta un soffio di maggiore attenzione, ecco, perché, ecco, da dire: sì, i sacrifici ci sono, ma rendiamoli più equilibrati, diffusi in maniera più uguale, ecco. Quindi la non violenza dal punto di vista dei rapporti delle nazioni, però vorrei dare una lettura dei rapporti interni alla Chiesa anche in un senso non violento, cioè nel senso molto spesso c'è una logica escludente che muove, che informa il rapporto tra il parroco e il fedele, per cui si dice, insomma, questa è la verità, o ci si adegua o si è fuori. L'impostazione, io credo che fosse quella della Chiesa antecedente, dove anche per dei motivi storici contro i protestanti che dicevano: la Chiesa è una cosa spirituale, no, la Chiesa è una società visibile. Gli altri che dicevano: la Chiesa deve essere subordinata allo Stato, no, la Chiesa è una società perfetta. Che cos'è che fa la società perfetta? È il potere legislativo, esecutivo, giudiziario. La Chiesa ce l'ha dove ce l'ha, nel clero, nella gerarchia.
gerarchia, finiva che in qualche modo la Chiesa era la gerarchia e i fedeli erano gli esecutori di quanto... E questo creava questo sistema di dire, io sentivo un mio giovane prete che alla fine di una discussione diceva, oh, insomma, qui la Chiesa sono io. Ecco, era un po' la mentalità che c'era. La rivoluzione copernicana che dice non è... Questo è stato il concilio che di fronte alla prima stesura del documento diceva la Chiesa, la gerarchia, i fedeli. No, la Chiesa, il popolo di Dio. Allora se il popolo di Dio, che non è l'esclusiva della salvezza, tutti gli altri li mandiamo all'inferno, ma che è il lievito, il fermento perché tutti quanti possano vivere nel modo migliore, entrino in qualche modo nel regno di Dio, allora ecco l'importanza del popolo di Dio, l'importanza di ogni cristiano. E la gerarchia come servizio, ministerium in latino vuol dire servizio, come servizio al popolo di Dio. Non è importante che tu dica che l'altro eseguisca, è che tu dica in modo che l'altro capisca e possa realizzare. Non è che tu faccia le grandi celebrazioni e gli altri, ma che tu aiuti chi c'è, chi partecipa a vivere bene. Eccola. Cioè questo... Questo spirito allora diventa automaticamente non violenza, cioè allontana la tentazione della violenza di chi dice io sono la Chiesa e tu devi essere obbediente. Ecco. E io, la Chiesa siamo tutti e io ho il compito di aiutarti a crescere nel tuo essere cristiano, diventare anche tu come Gesù Cristo profeta, cioè un testimone di come Dio vuole che si viva la vita umana in ogni situazione di vita, sacerdote, nel senso che se vive nella grazia di Dio offre il mondo in cui vivo, e re o pastore, portatore di unità e di pace. Ecco, credo che sia questo cambiamento difficile, soprattutto dopo tanti secoli in cui noi clero siamo stati noi praticamente la Chiesa, facevamo noi e i laici venivano a darci l'aiuto quando noi non riuscivamo. Entrare nella mentalità che la Chiesa siamo tutti e che noi siamo al servizio della totalità, questo richiede un po' di tempo e un po' di buona volontà. Quindi diciamo che forse è anche necessario ripensare a alcuni aspetti un po' medievali, pensiamo ai titoli che vengono dati molto spesso alle personalità del... Cioè è vero, ecco, già Paolo VI chiese che non si usassero più i titoli di eminenza e di eccellenza. E diceva narrati con fratelli vescovi, è soltanto che poi diventa comodo, diventa che so io. Adesso i vescovi si sanno chiamare padre, anche se nel Vangelo c'è non fatevi chiamare padre. Io dicevo, beh, avevo provato a farmi chiamare Don Luigi, ma il cappellano delle suore dice no, Don Luigi sono già io. E allora dicevo, beh, chiamatemi al massimo Monsignore, ecco. Io credo che, e qui è la storia, il Papa è stato per troppo tempo re civile, E allora questo ha creato una certa mentalità, una certa della corte pontificia, ecco, e dove si perde un po' il senso, con tutta la venerazione per Giovanni Paolo II, che ne abbia nominato vescovo il suo segretario e il suo cerimoniere. Cioè, il vescovo è il responsabile di una chiesa, ecco. E, se no diventa come un titolo di onore, come cavaliere commendatore. Questo credo un po' che ci sia l'influenza del Papa Re, ecco, c'era ancora molta, della corte pontificia. Io tutte le mattine quando andavo di rimessa in cattedrale a Bologna passavo davanti a una lapide dove si ricordava come Pio IX, il beato Pio IX, ha impiccato due persone. La legge civile, il re doveva fare così, che non è proprio una cosa da Papa per sé, ecco. Cioè io credo che ecco, il passare del tempo dovrebbe portare, e anche forse la televisione è vera che vuol far vedere una grande cerimonia, e la grande cerimonia deve essere ben organizzata. Questo favorisce, come dire, una certa spettacolarità, ecco. Mentre invece le liturgie dovrebbero essere proprio far capire che è unirsi con Gesù Cristo che si rende presente, perché possa essere presente in noi in tutti i momenti della nostra vita. Io credo che il tempo forse ecco, dovrà aiutarci anche in questo. Quindi diciamo il Concilio allora rispetto al Concilio Vaticano I ha messo da parte l'immagine di una chiesa assediata, forse sì. Ha decostruito l'immagine di una chiesa fortemente compenetrata col potere politico. Sì.
Quindi è forse anche il caso di interrogarsi sull'organizzazione di quella che è ancora forse la Corte del Vaticano, che gli scandali recenti ci hanno portato, diciamo, a osservare più da vicino. Sì. Quindi secondo lei come il Concilio parla oggi alla struttura? Per un verso, che queste cose siano venute alla luce è positivo, perché allora ci richiamerà ad essere più attenti in queste cose. Ecco. Ed è vero che la grande organizzazione centrale, che ha bisogno anche di mezzi finanziari, porta al rischio. E la, come dire, non dico la decentrazione della Chiesa, ma è vero che il valore delle chiese locali è che il Papa è in fondo il perno, la garanzia dell'unità delle chiese locali. Secondo me, ecco, il Sinodo dei Vescovi noi l'avremmo voluto quasi come una continuazione del Concilio. Come nel Concilio il Papa era dentro con la sua autorità, ma tanto Giovanni XXIII come Paolo VI sono arrivati ad accogliere delle idee a cui forse non avevamo pensato, perché abbiamo maturato insieme, poi anche loro sono stati a decidere. Io dico sempre che nella Chiesa la gerarchia ha il compito dell'ultima parola, ma l'ultima parola è ultima se prima ce ne sono state delle altre. Quindi ecco, maturare insieme a tutti i livelli. Allora anche il Sinodo dovrebbe essere in collaborazione col Papa al di sopra della stessa curia. Ecco, fosse un sinodo al di sopra della curia forse sarebbe riuscito ad evitare questa. Adesso invece ancora il Papa e la curia che è al di sopra del sinodo di tutti, e alle volte al di dentro possono allora venire queste che umanamente sono lotte di potere, che magari sono fatte nella convinzione che il proprio modo di vedere sia quello che c'è sempre stato, che dovrebbe continuare per la salvezza della Chiesa, mentre invece forse, ecco, dovrebbe esserci più libertà, più trasparenza. Io credo che Gorbaciov potrebbe insegnare anche alla Chiesa la trasparenza e la solidarietà, come era la perestroica e la glasnost. Ecco perché sono in fondo dei valori cristiani. Io credo che questo capita anche la libertà, la uguaglianza, la fraternità. I grandi ideali della rivoluzione francese erano ideali cristiani, purtroppo sono stati vissuti contro la Chiesa che si era un po' rinchiusa in se stessa. Io credo che una maggiore trasparenza, un maggiore scambio, una diffusione della comunicazione può favorire il modificarsi di una Chiesa che è ancora un po' chiusa nella mentalità passata. Un altro aspetto che il Concilio credo abbia sottolineato tantissimo, anche per la presenza di grandissimi personaggi come Don Camara, è quello del rapporto tra la Chiesa effettivamente e i poveri e la Chiesa e la povertà. Quindi non soltanto una Chiesa per i poveri, ma proprio dei poveri, quella che è stata richiesta da questi grandi personaggi, è una Chiesa essa stessa povera. La prima idea fu proprio di Papa Giovanni, che deve essere la Chiesa di tutti, soprattutto dei poveri. E era venuto un certo padre Gautier, un francese che era in Palestina, in Terra Santa, e era quello che portava avanti la Chiesa dei poveri, e Elder Camara gli diceva che il Concilio deve far capire che la Chiesa deve diventare la voce di quelli che non hanno voce, ecco, la voce di quella che poi viene chiamata il terzo mondo, ecco, dei più poveri che sono la maggioranza del mondo. E, ecco, il movimento della Chiesa dei poveri se ne parlava molto, ecco, c'era stato un grande intervento del Cardinale Arcaro alla fine della prima sessione, dove c'entrava anche Dossetti, che diceva in fondo il povero è l'icona di Gesù Cristo, diceva sono tre le icone di Cristo, la gerarchia, la liturgia e il povero. Solo che lì anche lo stesso Paolo VI temeva che la cosa diventasse politica, che fosse quasi un appoggio al mondo comunista contro il mondo occidentale che era il mondo liberista. Quindi sì, diceva, ma lui pensava di poter fare piuttosto una enciclica che fu poi la Populorum Progressio, e ha chiesto anche al Cardinale Arcaro che gli preparasse del materiale. Girava questa idea nell'interno ma non se ne poteva far molto. C'era un gruppo di vescovi, ci ritrovammo
una quarantina alle catacombe di Domitilla, all'ultima sessione, si fece un documento per dire come noi vescovi dovremmo cominciare a far vedere, ad essere più vicini ai poveri lavoratori. Fu poi firmato da 500 vescovi, forse l'avrebbero firmato anche di più se l'avessero saputo, e fu portato anche al Papa. Ecco. Il documento preparato dal Cardinale Arcaro non aveva neanche un granché, poi la Popolorum Progressio è stata molto forte, ma cominciava dicendo: al giorno d'oggi la prima forma di povertà è la trasparenza dei bilanci. Ma devo anche dire che siccome era guidato ideologicamente dal centro Europa, Germania, Francia, Belgio e Olanda, il Concilio dei Vescovi, ed erano i paesi ricchi, è più difficile per i ricchi parlare a nome dei poveri, furono poi i vescovi dell'America meridionale, dell'America Latina, che quando si ritrovarono a Medellín nel 68 in Colombia per dire come attuavano il concilio, furono loro il continente più cristiano, che più provato da ingiustizia, a dire dobbiamo fare l'opzione preferenziale dei poveri, che vuol dire non scegliere i poveri contro i ricchi, vuol dire vedere le cose con gli occhi dei poveri. Ecco, per esempio questa crisi, sì, è vero, dobbiamo vederla con gli occhi dei bilanci, dei stati, ma dobbiamo vederla prima di tutto con gli occhi dei poveri, e allora vedere in che modo possiamo aiutare l'umanità a risollevarsi, ad arrivare a un livello, non solo noi occidentali, se noi stiamo meglio è perché abbiamo depredato molto il resto del mondo, E allora dobbiamo farci sentire la responsabilità di organizzare un mondo che possa far arrivare tutta l'umanità a un livello sufficiente di dignità umana. Ecco. Questo direi è stato il germe portato dal movimento della Chiesa dei Poveri, che non ha portato, ha portato alcune frasi qua e là importanti, ma che ha soprattutto, ecco, ha fatto partire questa esigenza, ecco, della Chiesa. Del resto Gesù Cristo è venuto non per essere servito, ma per servire. Qualcosa che volevo chiederle come, diciamo, come impegno da spendere proprio immediatamente, come cristiani all'interno delle nostre parrocchie o come noi giovani del collettivo di Pax Christi. Secondo lei quali potrebbero essere degli impegni da prendere domani, nel senso di una maggiore... Due cose, io direi. La prima, su un piano pratico, valorizzare molto il volontariato. Ecco, perché il volontariato, ma valorizzarlo proprio non come un dono, ecco, che si fa ai poveri, ma come un riconoscimento dei loro diritti di vivere una vita umana, quindi il rispetto enorme che dobbiamo avere per i poveri. E l'altro è allora la parte invece, come dire, speculativa, ecco, di studiare a fondo, di vedere quali sono le ingiustizie più grandi di questo mondo e cominciare a metterle in evidenza. Diceva Monsignor Tonino Bello che dobbiamo annunciare, denunciare, rinunciare. Annunciare vuol dire riconoscere quali sono i valori, quali possono essere le strade concrete, ecco, da portare avanti. Denunciare vuol dire indicare quali sono le ingiustizie più grandi, ecco. E il dire, ecco, è inutile fare dei grandi messaggi se poi si tollera, forse anche nell'interno della Chiesa, che ci siano delle ingiustizie e delle violenze. Rinunciare vuol dire il farlo sapendo che con questo dovremo ridimensionare anche i nostri privilegi, i nostri interessi, e dovremo anche sapere sfidare qualche critica anche forte che potrà venire di fronte, ecco, Monsignor Tonino Bello lo viveva questo annunciare, questo denunciare e questo anche rinunciare, che gli è costato la vita per aver denunciato la volontà, ecco, del mondo più benestante di fare la prima guerra del Golfo con dei motivi giuridici, ma in realtà era per garantirsi il nostro petrolio. Allora, un'altra questione che volevo sollevarle riguarda una cosa molto interessante che lei ha fatto, cioè la ricostruzione tutto intorno al senso e all'invito alla solidarietà dei vari valori che sembrano contrapporsi nel discorso politico, sì, dell'Italia, diciamo, cattolica e cristiana di oggi, no?
c'è chi sacrifica i valori non negoziabili, la qualità della vita umana, la giustizia sociale. Quindi lei ha detto che difendere la vita fin dal concepimento significa essere solidali con quel bambino che non è ancora nato, però poi quella solidarietà non può essere negata nel momento in cui quel bambino ecco, nato. Io dico che alle volte i valori non negoziabili sono autentici valori, ma dovremmo non prenderli separati a sé, perché se tu difendi la vita di un bambino, lo fai nascere, e poi ti disinteressi di come cresce, di come nella povertà, senza lavoro, in una società che non gli dà nessuna possibilità, ecco, allora può rischiare di diventare una forma ideologica. Ecco, allora devi riassumere per me i due grandi valori non negoziabili in cui si riassume tutto il resto: sono da una parte l'onestà e la legalità, e dall'altra la solidarietà. Il far capire che quello che tu fai lo fai perché la legalità è una forma di carità verso gli altri. Riconosce che l'altro ha i diritti umani, ha i diritti di cittadino come li hai tu. E la solidarietà, allora, ecco, essere alla difesa di chi si trova in situazione di disagio, a cominciare dalla vita non nata, a finire dagli ultimi momenti della vita, purché tu ti interessi e ti impegni in tutti i momenti, ecco, della crescita della vita umana, e tu la vita la salvi anche nelle guerre dove vai ad uccidere degli esseri umani. Tu la difendi all'inizio e poi la distruggi, ecco. Io credo che allora il riassumere, il far capire che i vari principi non negoziabili sono in fondo delle applicazioni di queste due grandi idealità che il Vangelo ci ha portato, che magari qualcuno vive non per il Vangelo, ma tu devi essere grato a dei giudici che stanno ad andare incontro alla morte perché vogliono difendere la legalità, ecco, che quello per me è un atto profondamente cristiano, o della gente che ti va ad aprire degli ospedali in luoghi di guerra dove nessun altro ci va. Ecco, questi qui per me sono degli ideali di come un cristiano dovrebbe vedere la legalità e la solidarietà come il fondamento della vita cristiana, che poi allora io applicherò nelle varie situazioni, a cominciare dalla vita nascente fino alla vita moriente, purché che questo sia manifesto che fa parte di un impegno che riguarda la vita umana di ogni persona, la legalità e la solidarietà. Per me sono questi i due principi fondamentali non negoziabili.